No, guardi, mi permetta, questo è il fallimento delle deroghe alla quarantena, perché se c'è un caso se lei eh, se sua moglie si infetta, lei va in quarantena. Ora io non capisco perché se un giocatore si è infettato gli altri non devono stare dei giorni in quarantena in attesa del tampone. Cioè lei dice Quello che non che si, si doveva fare si quella partita, una... mi scusi, mi scusi, perché lì c'era un, un giocatore... Partita, e basta. Ah, lì c'era un giocatore che era infettato, e... hanno fatto il tampone a tutti. E risultati, sono risultati negativi, hanno giocato e il giorno dopo però sono risultati in 14 però, positivi. Però, esatto, ma, questo, ma guardi che questo è normale perché se io infetto una persona oggi, adesso e faccio il tampone, la persona che ho infettato rimane negativa perché non ha fatto in tempo a moltiplicare il virus. Bisognerebbe in caso di positivi fare il tampone a tutti quanti, dopodiché ripeterlo dopo due o tre giorni, se sono negativi si fa la partita. Ora il, quello che è successo a Genova è i risultati delle pressioni che tutte le società calcistiche hanno esercitato derogando delle norme di sanità pubblica.